Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora, in questo modo, lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a voi, a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, li ammonisca severamente, perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». Parola del Signore. Bella tosta la parola del Vangelo di oggi. Senza scampo, senza possibilità di equivoci, non ci sono riletture, non ci sono, come dire, mediazioni possibili rispetto a questa visione, fino al punto che Gesù dice della sua stessa resurrezione: «Io, benché sia risorto e sono ritornato dai morti in vita, chi è attaccato mortalmente al proprio potere economico non si converte, non si converte. Se ha Dio per denaro, se la sua pancia è Dio, per quanto io possa mostrare il volto di Dio in maniera chiara ed evidente, come un volto diverso, con una parola diversa, che acchiappa significati diversi, non si convertirà». Bella tosta. Anche perché lui dice: c'è la parola di Dio, ascoltatela. Ma proviamo a fare chiarezza in questo percorso, perché è veramente importante. Soprattutto perché chi vuole essere scosso è scosso, e chi vuole avere un significato forte rispetto a quello che è un percorso decisivo, importante per cogliere il proprio personale benessere con quello che è giustizia sociale, con quello che è ridistribuzione, con quello che è benessere collettivo, ne fa dalla pagina del Vangelo di oggi una grande lezione, ne ricava una grande possibilità di reinterpretare alla luce del Vangelo anche il fatto economico. Innanzitutto facciamo una premessa che per me è importante, che sia chiaro: il Padre Eterno non ce l'ha con il benessere. Essere stati benedetti, avere la possibilità di godere dei frutti che tu hai per il tuo lavoro o per condizioni di famiglia ottenute, non è un peccato, anzi, viva Dio, è una benedizione. Non è un problema il benessere. D'altronde non si spiegherebbe perché Gesù, di fronte a uno che ha fame, gli dà da mangiare, anzi moltiplica i pani e i pesci, o comunque se vive in una situazione di disagio lo salva, perché vuol dire fondamentalmente che nella mente di Dio, nella mente di Dio che ci è presentata nella parola di Gesù, vorrebbe che gli uomini stessero bene. Qual è il vero grosso problema? È quello che sta bene e se ne frega di chi sta male. Qual è il problema? Non è il benessere tuo cuore, quanto piuttosto l'attaccamento malato ai propri beni che non ti permette, incominciando da chi ti sta vicinissimo, di essere pronto a interpretare quelli che sono i bisogni degli altri. Che poi questo si verifica
in vario modo, in tutti i tempi, in questo nostro tempo si sta esaltando in maniera paurosa l'egoismo di chi vive il proprio benessere contro chi invece, in vario modo, in varie parti del mondo, grida disperata la propria condizione di limite, di povertà, di sofferenza. Quanto egoismo, quanta insensibilità, quanta chiusura c'è in parti oggi ideologicamente fondate che dicono che difendere la propria posizione da tutti i punti di vista, i propri stati, le proprie ragioni, le proprie condizioni sia il primo in assoluto rispetto a quello che è il benessere dell'uomo. Non è così. Io non posso stare bene se gli altri stanno male. E non è che ho in me la soluzione perché tutti stiano bene, non la tengo. Ma nella mia condizione, là dove io posso intervenire, devo poter essere diverso dal ricco Epolone che se n'è fregato del povero Lazzaro che teneva le piaghe che soltanto i cani andavano a leccare. E se io mi dico credente, a maggior ragione devo poter pensare che se c'è un giudizio divino, il giudizio divino non basterà se aggiungo un cattivo pensiero o meno, oppure io capisco che qualcuno ogni tanto fa dietrologie sul pensiero del Papa. Ultimamente Francesco ha detto in una sua intervista ad Antonio Spadaro, che ha rilasciato su Civiltà Cattolica e poi su Repubblica, quello che io vado ripetendo da sempre a voi, molti si scandalizzano, io lo dico da anni, che quello che noi abbiamo ridotto il peccato semplicemente a peccato sessuale, no, abbiamo detto l'unico peccato è il sesto comandamento, tutto è rimasto lì, ci ha fatto dimenticare che probabilmente nella scala dei valori è meno grave una fragilità dal punto di vista della propria fisicità che quello che inguaiare o peggio rendere più difficile e sofferente la vita di uno che in qualche maniera ti chiederebbe aiuto e tu ci volti le spalle dall'altra parte. Ciò che davvero uccide, quello che è il peccato più grande, l'egoismo, che legato all'avarizia diventa una situazione di ingordigia da parte di chi ha più rispetto a chi ha meno. Perché non è vero che nel mondo esistono ricchi e poveri, non è vero. Non è vero. Nel mondo esistono i ricchi perché esistono i poveri. Non è vero. Perché i ricchi intanto possono conservare, se sono insensibili, le loro ricchezze sulla condizione della povertà. Io, quando sento quello che dice il profeta Amos, io tremo. Quando il Signore dice, ma tu te ne sei vista bene la vita tua, senza guardare ai sofferenti di Giada. Allora, cesserà l'orgia dei dissoluti. Oh, io non ho trovato mezzi termini. Non è che cesserà. Quasi a voler dire, se tu non vivi la tua condizione, con la necessità di fare conti anche con il benessere da condividere. Io vi ho detto domenica scorsa, incominciando dalle nostre stesse famiglie, Noi oggi, mi rendo conto che va bene così, ci lasciamo consigliare più dai consulenti finanziari, e assolutamente che fanno bene il loro lavoro, quando lo fanno. I consulenti finanziari, piuttosto da quelli che sono i sentimenti del cuore, dove bisognerebbe in qualche maniera di più investire. Come vi ho detto la settimana scorsa, noi diciamo molto spesso ai nostri figli, quello che è mio l'avrai quando io morirò, e forse quel figlio ha bisogno in quel momento, e noi gli diciamo quando io morirò, ma se chi le sta malamente e tu gli dici quando io starò, quello che ho l'avrai quando io morirò, che pensi? Ma ci devi muovere. L'avrai quando io morirò. Quello pregherà la notte e il mattino. Ma dice il Signore, fatevi onesti amici con la disonesta ricchezza. Non è che vuol dire che la ricchezza è disonesta, ma visto se voi state meglio. Non, ovviamente con molta attenzione, cautelandovi nel vostro percorso,
non mi fate fare come qualcuno viene in napoletano, ma un po' di attenzione in più, no? Ai poveri razzi, che poi sono anche non quelli, badate bene che per quelli bisogna stare molto attenti, che trovate, anche se va bene, quelli che trovate ormai sparsi dappertutto a chiedere la carità. Quindi mi diceva Madre Teresa di Calcutta e mi diceva sorella Battista, che abbiamo conosciuto, di quelli bisogna stare attenti, perché chi ha la faccia di fare il mestiere del povero vuol dire che ha fatto una scelta particolare. Ma ci sono nei nostri condomini, nelle nostre strade, quelli che noi conosciamo, persone che in qualche maniera avrebbero bisogno di una carezza, che non sanno chiedere, che non sanno chiedere, quelli che una volta venivano chiamati i poveri vergognosi. E poi, perdonatemi se da capelli della padre mi rivolgo anche a quelli che hanno responsabilità, no? Responsabilità perché hanno lavoro, e qui ci sta qualcuno. Quando un buon datore di lavoro sa che esiste un rischio per il lavoro di chi lavora con lui, che comunque grazie al suo lavoro gli permette anche il suo benessere, è uno scampo. Sa che quella persona può perdere un lavoro, lo può perdere, deve mettersi in condizione, e questo avvenga, perché le parti avvengono solo se ne estremarazzi, non facendo i conti con l'opportunismo di parte, solo se ne estremarazzi. Voi mi direte che questo è un discorso politico che fa Gesù? Sì. Non è che va di destra o di sinistra, di questo, è politico, è l'immaginazione di un mondo diverso che vorrebbe migliore la relazione tra i due. È politico, perché fondamentalmente quello che noi vediamo oggi come grandi movimenti sta tutto scritto nella Sacra Scrittura. La stessa movimento ecologista, Greta Thunberg, che oggi scende per difendere insieme a tutti i ragazzi viva Dio il creato. Noi ci sorprendiamo, ma se noi avessimo letto bene la Sacra Scrittura, dall'inizio il Signore ci ha detto: io ti do quello che ti do per custodirlo. Custodirlo, non inguaiarlo, custodirlo, la parola di Dio l'aveva detto. È politica, è politica. Amare l'uno l'altro come se stessi è politica, perché significa non fare agli altri quello che non puoi sia fatto. E più politica è questa di libertà. E quando io dico non pensare solo a te stesso e vivi in maniera tale da poter condividere quello che hai con chi hai bisogno, è politica d'amore, ma è politica. Io come cristiano non posso fare a meno di ascoltare il Signore che mi dice: guarda, c'è un futuro per te di bene, se nel frattempo costruisci il bene sulla terra. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Il vostro ragazzo, tutti quanti noi nell'amore adesso saremo benedetti, e questa benedizione la consegniamo al nostro cuore per essere forti, per trasformare il mondo. Il Signore sia con voi, possa la strada venirti incontro, possa il vento sospingerti in luce, possa il mare avvenire la tua terra e il cielo coprirti, possa il sole illuminare il tuo volto e la pioggia scendere di neve sul tuo capo, possa il Dio tenerti sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo incontro, possa la sua tenerezza veramente benedirti, Padre, Figlio.